Due forti esplosioni si sono sentite distintamente dai residenti di Tre Ponti e anche dai quartieri vicini. Poi una grossa nube di fumo e fuoco. È successo tutto in poco tempo, ieri sera, intorno alle 20:50, quando un rimorchio carico di vestiti è andato completamente avvolto dalle fiamme lungo l'autostrada A14 a Fano, all'altezza del casello, lungo la corsia nord. L'autista, che si è accorto delle fiamme provenire dalla parte posteriore del carico, è riuscito subito a staccare la motrice, un Mercedes Actros, salvandolo così dal devastante incendio. Guarda che soffoca tutto il coso. L'autostrada, in un primo momento, è stata chiusa in direzione nord dalla polizia autostradale per permettere ai vigili del fuoco di Fano, insieme a quelli di Pesaro, di poter spegnere l'incendio in sicurezza. Soltanto alcuni minuti dopo che i pompieri hanno domato le fiamme, la strada è stata riaperta ad una sola corsia e poi a due. Ma da una prima ricostruzione l'origine rimane di natura accidentale. Tra le ipotesi, una scintilla dell'impianto frenante che è finita tra il carico di vestiti altamente infiammabili.